In un sito e-commerce un consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni, ma se crei e vendi un prodotto personalizzato, come per esempio una camicia su misura, questo non è soggetto a ripensamento. Benvenuti alla puntata di Volvi di oggi. Io sono Nicola Gallo di Internet Image e con l'avvocato Manuela Socol parleremo di diritto di recesso di siti e-commerce. Se vuoi continuare a seguire il nostro intrattenimento formativo digitale Evolve, ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, ai nostri canali social e alla nostra newsletter. Bene, oggi parleremo di un tema fondamentale da capire quando si è un sito e-commerce, ovvero il diritto di recesso, o meglio, il diritto di ripensamento del consumatore. In quale sito è obbligatorio indicarlo, se B2B o B2C, e come deve essere indicato sulle condizioni generali di vendita e come trattarlo nel sito e-commerce. Con noi l'avvocato Manuela Socol, nostro partner per l'adeguamento legale dei siti e-commerce. Ciao Manuela. Ciao Nicola, grazie per l'introduzione. Come anticipato, io e il mio studio ci occupiamo appunto di fornire la consulenza agli imprenditori che decidono di approcciare il mercato e-commerce. Come detto nella precedente puntata, quando si decide di vendere online, vi è la grande scelta: vendo ad altre aziende, ad altri professionisti, o vendo a consumatori, o vendo ad entrambi. Come dicevamo, contenuto diverso e tutele diverse. Il consumatore online, tutti noi quando siamo consumatori online, siamo particolarmente tutelati perché abbiamo un diritto che non è concesso ai professionisti né alle imprese, che è appunto il cosiddetto diritto di recesso, o come meglio diceva Nicola, diritto di ripensamento. Cioè, quando tutti noi, come comuni consumatori, acquistiamo qualcosa online, entro 15 giorni dalla ricezione della merce, se si tratta di un bene fisico, possiamo restituire il bene senza alcuna penale, senza alcuna motivazione, quindi a prescindere che il bene sia difettoso. Quindi non stiamo invocando una garanzia, stiamo semplicemente cambiando idea. Non ci piace più, era diverso da come lo vedevamo online, eccetera. Entro 14 giorni, senza alcuna spesa, al massimo il venditore online ci può chiedere il costo per la restituzione del bene, cioè per le spese di spedizione, l'unica cosa che ci può imputare. Come il consumatore può esercitare il proprio diritto di recesso? Anche qui la legge lascia ampio margine. Il consumatore può recedere comunicandolo al venditore in qualsiasi modo: una mail, una lettera, una piattaforma messa a disposizione dal venditore. Anche qui apro una parentesi: nel momento in cui il venditore decide di mettere a disposizione un modulo online, è necessario che nel momento in cui il consumatore utilizzi quel canale per recedere, gli arrivi una mail. È obbligatorio che ci sia una mail che confermi che è stata ricevuta la propria richiesta di recedere dal contratto e di restituzione della merce. Sempre la legge ci obbliga ad un determinato contenuto. C'è un modulo di recesso che deve essere un po' rispettato. Il nostro consumatore deve poter dare alcune informazioni, ma non deve essere onerato di grandi complessità, cioè deve essere facile. Il nostro venditore online non deve rendere difficile l'esercizio del diritto di recesso, perché altrimenti può essere sanzionato. Quindi è importante conoscere quali sono le modalità con cui l'esercizio di recesso deve essere garantito, le varie possibilità, sapendo che non possiamo obbligare il nostro consumatore, ad esempio, ad utilizzare il modulo online che abbiamo predisposto, perché se lui decide di inviarci una raccomandata o di inviarci un pacco, lo può fare liberamente. L'importante è che rispetti il termine di 14 giorni. Altra cosa che forse non tutti sanno, che non tutti i beni però sono soggetti alla possibilità di recedere dal contratto e quindi di restituzione. Per esempio, i beni che sono personalizzati. Pensiamo ad una camicia su misura, ad una camicia che ha delle iniziali della persona, piuttosto che a beni che sono
sottoposti a facile deperimento, quindi pensiamo a tutto il mondo del food, anche un ambito sanitario e medicale. Se io per esempio, ormai siamo in ambito Covid, decido di comprare delle mascherine online e ho 100 mascherine in una confezione, non è che posso decidere di restituirne 80, o le restituisco tutte o non le restituisco. E queste sono delle eccezioni che l'imprenditore deve conoscere proprio anche per saper gestire il proprio business e i propri affari. Oltre a questo, l'altro tema importante è che il nostro consumatore non deve poter utilizzare la merce, cioè non devo acquistare un vestito online per la serata, lo porto e poi lo restituisco. Cioè l'unica cosa che il nostro consumatore può fare è vedere il bene, può capire se funziona, ma dopodiché non lo deve utilizzare. Tanto che il venditore poi ha la possibilità di verificare se quando il bene rientra in azienda, se effettivamente è stato utilizzato o meno, e può anche trattenere parte dei soldi qualora si renda conto che il bene sia stato effettivamente utilizzato. Altrimenti il denaro andrà restituito entro 14 giorni dalla ricezione della merce con la stessa modalità con cui il consumatore ha acquistato. Quindi l'importanza di conoscere bene la normativa, ma anche di conoscere le eccezioni che permettono all'imprenditore di regolare bene il proprio business anche nei confronti del consumatore. Quindi in fase di progettazione di un sito e-commerce devono essere tenuti in considerazione gli elementi da inserire obbligatoriamente, direi, sul sito e-commerce. Quindi per soddisfare sia il diritto di recesso del consumatore e in più anche per comunicare quali sono i diritti che puoi esercitare. Noi ti possiamo aiutare attraverso il lavoro dei nostri sviluppatori e con l'affiancamento dello studio legale Socol con l'avvocato Manuela. Grazie Manuela ancora per questi consigli molto molto utili e alla prossima puntata di Avolta. Grazie Nicola, grazie a tutti.